Sindaco, definisce brutte le sue stesse dichiarazioni, che mi fa veramente riflettere quando si parla, o quando lei forse parlava strumentalizzando i fatti, e quando invece adesso si trova dalla parte in cui bisogna amministrare. Quindi forse quello che ha buttato fumo negli occhi e che ha parlato del nulla, forse è stato lei e non noi. Noi, prima di sapere come sarebbero andate le elezioni, avevamo proposto, caro consigliere Sor Giovanni, la questione dell'indennità. Non l'abbiamo di certo proposto adesso per diminuire qualcosa o qualcuno. Anzi, il fatto che vengano presentate buste paga e conti, redditi e quant'altro è veramente un atto brutto. E questo è l'atto brutto che in un consiglio comunale non dovrebbe mai esserci, perché le spese del conferenziale le ha fatte anche chi non aveva indennità, le ha fatte anche con la propria borsa di studio, ma mai si è permesso in un consiglio comunale a rinfacciarlo ai cittadini, perché nessuno lo aveva mai chiesto. E quindi tutto quello che un amministratore fa lo fa perché lo sente, non perché deve farsi bello quando è il momento lo deve rinfacciare ai cittadini. Quindi tutte le spese che non sono dichiarate, che non sono previste, o i rimborsi di spesa che invece sono stati fatti, non li mettete sul campo quando vi conviene, perché ne avete fatti anche voi dal giorno dopo dell'insediamento. Scusa, la sottoscritta mai si è permessa di farne. Posso? No, volevo capire meglio questo passaggio. Sto parlando di rimborso spese. Sto parlando di spese conferenziali per le conferenze, di rimborsi, di spese fatte. Mi pare che il sindaco abbia fatto cenno anche a queste spese e sto rispondendo rispetto all'indennità. No, volevo capire perché ho pensato che fosse contrario, per spese presentate non... No, per spese... No, è bene chiarire, quando si parla di queste cose è bene chiarire subito. Quindi in realtà per quanto riguarda le indennità, Maurizio, mi posso permettere di chiamarti così, in realtà questa cosa non è che parte da oggi, parte perché abbiamo preso spunto e perché abbiamo pensato che questo fosse il momento opportuno, ma perché la tua giunta comunale lo aveva proposto in altri tempi, quindi abbiamo solo... con le loro stesse parole, perché sono stati molto più bravi di noi a spiegarsi, visto che di politica ne hanno fatta, con le loro stesse parole abbiamo testato che l'incoerenza è pane quotidiano. Quindi di conseguenza non parliamo di mensilità o di eccezioni quando i bandi pubblici venivano persi, purtroppo, perché può succedere a tutti, e venivano sostituite con le somme dell'indennità. Quello sicuramente non era un atto dovuto, assolutamente, però è stato un atto che vi ha fatto onore, tant'è che la proposta non riguarda né in questo caso te né una vecchia giunta comunale, riguarda l'attuale, perché la proposta partiva proprio da loro. Quindi questa è la prima cosa che mi sento di giustificare. Rinfacciare ad un pubblico, ai paoloniesi che si spendono delle somme nella quotidianità dell'attività politica, credo che l'abbiamo fatto tutti nel silenzio, l'abbiamo fatto tutti perché lo volevamo fare, nessuno ci ha chiesto di farlo, perché sappiamo tutti che quando c'è un obiettivo e un progetto da realizzare bisogna mettere le mani in tasca, però qua non si parla di iniziative conferenziali, qua si parla di atti, di far capire alle persone che tutti facciamo sacrifici, che come noi chiediamo a loro, e l'avevo citata io la questione dell'acqua delibera che è stata pubblicata oggi, la stiamo ripetendo. Quindi in realtà si parla di progetti diversi, di questioni diverse, non di indennità o di spese spicciole, ma di segnali, di vicinanza ad una popolazione che rischia di rimanere al buio, ad una popolazione che deve vedere come deve risanare e come deve pagare le bollette perché non ne ha la possibilità. Questo è quello a cui noi ci riferivamo. Per il resto non mi esprimo rispetto a quello che è importante discutere o a quello che non è importante discutere, perché io credo che il Consiglio Comunale sia un momento di confronto e nessuno si può prendere la facoltà di giudicare punti positivi o punti negativi. E rispetto a quello che è stato trattato, lei ha ragione, Sindaco. Lei chiedeva rispetto, chiedeva tutela al Presidente del Consiglio ed è quello che ha chiesto la minoranza, anzi la minoranza si è fidata chiedendo: Presidente, avete bisogno della PEC formale? E il Presidente ha risposto: le formalità
lasciamoli ad altri. Quindi sicuramente saranno delle questioni dal quale noi apprenderemo e apprenderemo bene. Prendiamo atto che ovviamente siete contrari alle vostre stesse parole, dimostrate di essere incoerenti alle vostre stesse proposte, perché voi cambiate in base a come vi conviene e non avete una linea logica, o non avevate una linea logica, come quando vi davate alla Sogert di cacciarla e poi invece avete fatto la proroga. Va bene così. Ovviamente rimaniamo delusi da questa vostra risposta. Grazie.